Metello è stato girato a Firenze. Cosa ricordi di quel set? Innanzitutto ricordo che fui molto felice che Mauro Bolognini mi chiamasse per fare questo film. Uno, perché sapendo appunto che Mauro Bolognini si accingeva a fare questo film, avevo letto il romanzo che mi era piaciuto moltissimo e quindi questa scelta, questa proposta mi piacque molto. In realtà Mauro mi aveva visto fare Il Principe d'Aragona nel Mercante di Venezia con la regia di Ettore Giannini, regista storico anche lui, sia del nostro cinema sia del nostro teatro. E gli ero piaciuto particolarmente, in realtà è un personaggio che ebbe molto successo, perché tra l'altro Giannini aveva riscritto il ruolo facendolo parlare in un napoletano un po' aristocratico, tant'è vero che il personaggio si definiva Aragona di Napoli, perché l'aragonese di Napoli è più autentico di quello di Madrid, questa è la sua prima battuta. E quindi, avendomi visto, essendogli piaciuto io come attore, mi propose di fare Olindo. Ecco, l'offerta mi piacque, e in realtà mi piacque anche che poi sul set trovai tanti amici, compagni d'accademia, colleghi, eccetera. E quello che mi piacque più di tutti, trovai un set da un punto di vista artistico di primissimo ordine. Al di là della regia di Mauro, c'era Ennio Guarnieri, direttore della fotografia, Piero Tosi, costumista mitico, e per cui c'era anche un certo orgoglio in me, pensando che ero stato vestito da Piero Tosi per un po'. Pensavo questa bella cosa che mi dava molto, molto piacere, molto orgoglio, appunto, ripeto. Bene, e quindi questo. E poi era un set così di grande disciplina, dovuta anche evidentemente alla conduzione che Mauro aveva del set. Mi piacque scoprire quindi come si faceva e si girava un film, molto nel dettaglio, ero molto curioso e quindi fui molto, molto contento, insomma. Il film è datato 1970. Com'è cambiato il mondo del cinema visto dall'interno rispetto a quegli anni? Oddio, visto dall'interno, per modo di dire, perché poi il cinema non è che ne abbia fatto tanto. Insomma, è stato un rapporto molto, molto saltuario, anche perché io sono stato un po', non dico preso dal teatro, perché il teatro volevo fare, quindi se arrivava un'offerta di teatro ero molto felice. E si dice anche che il cinema pretende che tu l'aspetti, e io non potevo aspettare, sia per ragioni di passione, sia per ragioni che avevo bisogno di lavorare. Per fortuna il teatro mi dava lavoro e mi dava anche piacere e soddisfazione. La differenza che posso così dire immediatamente è che sicuramente allora, al di là della pletora di grandi registi, se vanno i nomi di Fellini, di Visconti, di Zeffirelli, appunto di Mauro Bolognini, di Florestano Vancini, col quale ho fatto Bronte, che fu un bellissimo film, molto, anche molto discusso, diciamo pure, e col quale ho fatto il suo ultimo, Il Ridendo l'Uccisi, con Florestano siamo... eravamo molto amici e ripeto, c'erano questi grandissimi registi e c'era anche un certo numero di produttori, tra i quali appunto Gianni Echt, che era il produttore della Documento Film, che era la produzione del Metello, che amavano il cinema, amavano il prodotto, e pur di ottenere dei risultati, certo non facendo spreco di denaro, ma comunque insomma lasciavano che il regista potesse avere una libertà di fantasia e di idee. Infatti Echt e Bolognini erano molto legati. Di conseguenza questo mi pare di non vederlo nei produttori di oggi, per quel poco di esperienza che ho dell'attuale. Però quello di allora è un cinema che è anche un fatto generazionale, in realtà, che rimpiangiamo, insomma, un po', no? Ormai io ho un'età che praticamente guardo spesso all'indietro, mi sforzo di guardare molto anche in avanti, perché mi piacerà sempre lavorare e fare cose belle. Però, ecco, vedo, ecco, delle produzioni che oggi ci sono, domani non ci sono più, cose fittizie, insomma, non si ha molta fiducia, almeno
credo di poter affermare nel cinema di oggi da un punto di vista produttivo, tranne naturalmente qualche eccezione, però non voglio fare di tutta erba un fascio, come si usa dire. Insomma, questo. Ci sono aneddoti o episodi particolari che vuoi raccontarci legati a quel set e al rapporto con i colleghi, tra i quali ricordiamo Massimo Ranieri, Ottavia Piccolo e Lucia Bosè? Bene, insomma, innanzitutto mi viene da dire la prima cosa di noi giovani attori provenienti dall'Accademia, quindi anche con un po' di puzza al naso, diciamo, simpaticamente, per fortuna. Come ci avvicinammo a Massimo Ranieri, che ritenevamo certamente uno straordinario cantante, ma come attore credevamo, diciamo così, di poter pensare che forse era stata una scelta azzardata di Mauro Bolognini. In realtà non era affatto azzardata, perché Mauro sapeva benissimo quello che faceva, Massimo stava benissimo nel ruolo, infatti ebbe un grandissimo successo, e poi persona molto molto simpatica e persona straordinariamente accurata e attenta nel prepararsi a fare questo lavoro, e questo si è visto anche nei risultati successivi di Massimo, che ogni volta che faceva una cosa studiava, e i risultati sono stati sempre di grandissima qualità, e quindi questo poi fece sì che diventassimo anche amici, anche buoni amici. Poi io ci siamo ritrovati insieme anche con Peppino Patronelli Riffi nella regia di uno spettacolo composto da due atti di Raffaele Viviani, Caffè di notte e giorno e Scalo marittimo. Peppino li mise insieme intitolando lo spettacolo Napoli, chi resta e chi parte, così come aveva fatto con il precedente al quale pure avevo partecipato, che si intitolava Napoli notte e giorno, perché un atto unico si svolgeva di notte e l'altro atto unico si svolgeva di giorno, e ci ritrovammo anche lì, e insomma sì, l'amicizia prese più corpo durante quella rappresentazione lì. Aneddoti particolari non ne ricordo. Ricordo certamente, ad esempio, che Ottavia, il film fu presentato al Festival di Cannes in Francia, e Ottavia ottenne il premio come migliore attrice. Questa è una cosa che ci fece molto piacere a tutti quanti noi, anche perché Ottavia era un po' del nostro giro. E così, l'amicizia con Massimo e il bel rapporto che si instaurò con Mauro, perché Mauro era un regista molto, molto dolce, molto, molto simpatico, molto sorridente, gli piaceva sempre essere di buon umore, si stava molto bene, insomma, su questo set. E poi, diciamo pure in tarda età, ho rincontrato Lucia Bosè. Lucia Bosè l'ho rincontrata appunto facendo Capri nel 2009-2010, adesso non ricordo bene, Capri 3, e tutta azzurra come era allora, e insomma ci siamo ritrovati e ci siamo anche reciprocamente ricordati di quel bel incontro di tanti anni prima. Parlaci di Olindo Tinai, il personaggio che interpretavi. Olindo Tinai fu un personaggio che affrontai con grande piacere, anche se non era un personaggio né simpatico né principale del film, intendiamoci, però era un personaggio che aveva una sua autonomia e una sua piccola storia nel film, tanto è vero, perché era praticamente fratellastro di Metello, in quanto Metello alla morte del padre, che mi pare lo facesse, se non sbaglio, Renzo Montagnani, e alla morte del padre fu adottato dalla famiglia di Olindo. Tra i due, certo, due giovani con provenienze diverse, innanzitutto all'inizio un certo legame si riuscì a creare, per quanto insomma Olindo era un personaggio molto chiuso, molto problematico rispetto alla vita, tant'è vero che a un certo punto decise di trasferirsi in Belgio per fare il minatore, e così pensò di poter risolvere il suo problema di vita, sia quotidiano sia futuro. Accadde poi invece che questa emigrazione in Belgio non dette i risultati che lui si aspettava, e ritornò
a Firenze, dove entrò nel giro lavorativo anche di Massimo, che tra l'altro era, tra gli altri lavori occasionali che faceva, in questo caso faceva il muratore. Faceva il muratore ed erano momenti in cui gli operai, diciamo così, erano alla ricerca di garanzie lavorative, quindi di contratti di un certo tipo, di diritti che fossero rispettati, alcuni diritti, quindi c'erano moti sindacali per ottenere queste cose. E al centro di questo problema ci fu un grande sciopero al quale partecipavano tutti gli operai, i muratori di Firenze, forse uno sciopero nazionale anche. Sciopero nazionale che vide tra i protagonisti appunto il personaggio di Metello. Sciopero però al quale Orindo non si sentì di aderire. Questo creò un piccolo scontro, diciamo, tra Metello e il fratellastro, che si concluse con una lite, con una non intesa, che poi in realtà rimase tale per tutto il film, ma non fu certo il punto focale del film, naturalmente. Però ecco che i due personaggi si incontrarono, ci fu una scena tra loro due che mi piacque molto fare, Massimo anche fu molto bravo, e di questo fui anche molto grato, di questa esperienza, a Mauro Bolognini, perché era un'esperienza di cinema, ma di cinema di grande livello. Chiudiamo con un ricordo di Mauro Bolognini. Che tipo di regista era? Beh, Mauro Bolognini era un regista, innanzitutto un regista al quale piaceva avere un rapporto amicale e affettuoso con i suoi attori. Infatti sul set c'era sempre una grande armonia, e questo è molto importante per lavorare bene. E anche così, sentendo la stima del regista da parte nostra, di noi giovani attori, e non solo di noi giovani attori, c'era sempre il desiderio di dimostrare di essere all'altezza di questa stima e amicizia che il regista ti dimostrava. E quindi questa era la principale qualità, quello di instaurare sul set una serenità e un rapporto amicale e professionalmente molto serio nello stesso tempo, perché Mauro era un regista che poi pretendeva il risultato fosse quello che lui aveva pensato, e non c'erano sconti, cioè l'amicizia non faceva sì che potesse dare sconti, accontentarsi, diciamo, non si accontentava affatto, se non quando il risultato era quello che lui pretendeva. E poi aveva la grande qualità di essere una persona molto molto generosa. L'amicizia con Mauro significava essere suo ospite sempre, in ogni circostanza, sorridere, insomma situazioni di bella amicizia, talvolta anche leggermente imbarazzante, perché ci si sentiva, diciamo la parola giustamente, secondo me forse un po' sbagliata, ma per capirsi, appunto esagerando, di sentirsi un po' degli attori mantenuti in un certo senso. E così, insomma, però il rapporto amicale è stato bello. Quando io ho fatto con lui la Casa Ricordi che faceva Giuseppe Verdi, è stata un'esperienza molto bella in tutti i sensi, perché da un punto di vista interpretativo, da un punto di vista amicale, come insomma, ha fatto con lui il Manfred di Byron all'Opera di Roma con Enrico Maria Salerno, e fu veramente anche quella una bella esperienza teatrale. Insomma, la bella amicizia e il bel risultato, il bel piacere artistico di creatività andavano d'accordo e andavano a braccetto, e che la cosa mi piaceva molto.